questo percorso, abbiamo detto, ci sono gli sportivi, ci sono anche camminatori pellegrini tipo spirituale, perché abbiamo delle chiese, ma non tanto per le chiese, ma anche perché è un percorso che uno può fare in solitudine, lontano dagli asfalti, lontano dal frastuono, e quindi spirituale anche in questo senso, un percorso anche interiore, no? Perché se uno se lo fa da solo in un piccolo gruppo, poi c'è lo sport che avevamo detto, e poi c'è un altro target che sta fiorando, che è il target dello slow food. Abbiamo, non so, camminata, ci sono dei luoghi, un luogo dove, se non voglio fare pubblicità, dove si può mangiare in un certo modo. Vai a Bobbio, specificità locali, a Groppallo, in Orcini, ci sono dei salini, dei salumi eccezionali, e Borgotaro, il Fungo GP, a Bardi, altri tipi di mangiare, e così Pontremoli. C'è uno che volesse fare un percorso slow food, no? E farebbe che il messaggio venisse anche colto dagli amministratori, è anche un percorso slow food questo, è chiaro, non è che uno arriva, si abbuffa e poi non riparte più, però può prefigurare tipicità, cioè cose tipiche ovviamente, diverse in ogni luogo, è veramente una roba molto, molto interessante anche sotto questo aspetto. E poi un altro target è la mountain bike, si fa anche in mountain bike, è più facile da Pontremoli a Pavia. Più facile perché nel senso dipende dai dislivelli, è lo stesso, ma il tipo di asperità. Però recentemente Paolo, l'amico di Borgotaro, un cicloviaggiatore, l'ha fatta da Pavia a Pontremoli. Quindi si può fare anche in mountain bike. Volevo aggiungere che a cavallo l'hanno fatto recentemente un'associazione partendo da Bobbio e è arrivato a Borgotaro. Sono arrivati anche a cavallo. Qual è il futuro, secondo lei, di questo percorso? Qual è la sfida? Qual è il prossimo obiettivo? Guarda, il futuro è questo. Allora, noi abbiamo un quadernetto che è partito dal Monginevro, nell'iniziativa Onda Cammini. Il quadernetto è passato di mano in mano, di bicicletta in bicicletta, di camminatore in camminatore, adesso l'abbiamo a Bardi. Prossimamente arriverà a Pontremoli, il 13 di luglio. A Pontremoli verrà una guida, Nino Guidi, l'assonanza, che lo porterà a Lucca e contiamo di portarlo a Roma. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che questo qua è un percorso che non si limita a Pavia, Pontremoli, ma diventerà probabilmente Pavia, strada verso il Monginevro, Moncenisio, San Giacomo di Compostela, quindi potrà diventare la direttrice italiana per andare a San Giacomo e naturalmente la direttrice per andare giù verso Roma, facendo, c'è anche la via Francigena, se uno vuol fare la via Emilia o quello, benissimo, però se vuol fare un percorso interno, sono qua, non voglio sponsorizzarlo, ma fa questo percorso qua e scende verso la Toscana e va a Lucca, la città del Volto Santo. Ecco, le nostre due prospettive sono queste, l'ultima è questa. C'è un'iniziativa attualmente che sarebbe bella da cogliere anche con gli amministratori all'interno dell'Expo milanese, che non è poi solo milanese. Questo percorso in bicicletta, c'è una ciclabile da Milano a Pavia lungo il Ticino. Sarebbe molto interessante e bello che ci fosse un raccordo tra gli amministratori che da Milano li portassero a Pavia e da Pavia li portassero a Pontremoli o dove vogliono, perché il percorso è già fatto e si può fare. Il problema qual è nostro, dell'associazione, è che avremmo bisogno di qualche amministratore che ci portasse a Pavia e che ci portasse nei luoghi per parlare con altri amministratori, perché la nostra è un'associazione, insomma, è importante per il lavoro che fa. Però non ha le spalle per parlare alle istituzioni, insomma. Ecco. Chiudiamo con un consiglio. A chi fosse stato incuriosito dalla sua intervista e da tutto quello che abbiamo aggiunto noi per la Via degli Abati e volesse magari provare. È molto semplice, abbiamo un sito dove ci sono tutte le informazioni che ho già detto. Ci sono due pubblicazioni uscite sulla Via degli Abati nel 2013, maggio-giugno 2013. Una di Mori e Mazzucco fa da Pavia a Pontremoli e Pontremoli a ritorno, quindi dico indica il percorso, le foto, dove devi girare, insomma. L'altra è di due signore, storica, è più spirituale, però sono importanti tutte e due, quindi ci sono queste due cose qua. E poi sul nostro sito, ripeto, abbiamo una pagina Facebook, e sul nostro sito dove mettiamo tutti chi passa, quelli che riusciamo a intercettare. Abbiamo i certificati di passaggio, i timbri nei vari luoghi, diciamo per adesso
da Bobbio a Pontremoli, perché insomma non è una roba semplice organizzare questa roba qui, però insomma abbiamo i timbri sui certificati di passaggio e le cartine possono essere trovate, si trovano a Pavia, no, si trovano, scusi, a Piacenza, si trovano a Bobbio, si trovano negli IATE, negli uffici turistici, insomma, e comunque quello di Borgotaro è in grado di spedirle. Tra l'altro sono a un costo praticamente ad offerta, quindi uno può anche dire io vi do 0 lire e noi gliela spediamo lo stesso. Invece per quanto riguarda lo spirito, il consiglio per intraprendere una prova come questa, con quale spirito? Ma guarda, noi abbiamo di tutte le età, lo spirito deve essere quello, che non è una camminata in un giardino naturalmente, è impegnativo ma alla portata, insomma abbiamo molte persone che hanno i 60-70 anni che la fanno, quindi anche delle signore, anzi forse abbiamo più signore che camminano, che beh, insomma adesso non voglio fare percentuali. E quindi praticamente lo possono fare tutti, non i bambini naturalmente, questo no. Però insomma, poi salta fuori uno spirito anche di avventura, perché però immaginarti, cioè nella montagna, dove comunque hai dei punti di riferimento, hai tutta segnata CAI, tutta segnata in bianco rosso, e poi adesso io qua non ho la cosa, forse non ce l'ho qua, aspetta, no, non ce l'ho, è lì, posso, vabbè, dopo. È tutta segnata CAI. E quindi voglio dire, non ci si perde, ci sono le cartine da Bobbio a Pontremoli e da Pavia a Bobbio comunque è segnata. In alcuni tratti bisogna continuamente ripulirla, qui sarebbe un appello che chi cammina ci desse una mano con un tronchesino e non solo camminasse ma ci tagliasse un pochettino di rami dove. Però insomma uno si fa quello che si può. Chiudiamo questa prima puntata e ci spostiamo in un'altra zona, in provincia di Parma ancora, ma a Calestano, un bellissimo borgo medievale. Vogliamo chiudere questa puntata in questo modo, parlando anche delle tante realtà economiche, delle tante aziende che si collegano ad antiche tradizioni, in questo caso dell'enogastronomia, e che fanno vivere ancora questi territori. Ci spostiamo allora a Calestano, chiudiamo questa puntata, vi aspettiamo la prossima settimana. Arrivederci. Questa è una latteria sociale composta da circa 10-11 stalle di soci conferenti in questa latteria sociale cooperativa. Produciamo parmigiano reggiano, ricotta e la panna destinata alla burificazione. All'interno di questo stabilimento abbiamo il nostro punto vendita, che è gestito da me, mia moglie e mia madre, dove vendiamo i latticini, i formaggi latticini che produciamo, il parmigiano reggiano, la ricotta e altri tipi di formaggi. In più i salumi che produciamo noi come famiglia da circa 40 anni. Ecco, vediamo appunto lo spaccio, c'è il re soprattutto dei salumi. Il re dei salumi, che è il prosciutto di Parma. Noi come lavoro da circa 40 anni come famiglia acquistiamo la carne dai macelli noti che producono cosce per prosciutto di Parma, li stagioniamo in diversi salumifici di nostra fiducia. Noi i salumi non li lavoriamo direttamente, però scegliamo tutto quello che riguarda la carne, l'artigiano bravo secondo noi, e cerchiamo di selezionare al massimo le cosce per poter avere come prodotto finale il massimo che si possa ottenere. La nostra filosofia in tutto quello che vendiamo e produciamo è appunto questa: non i numeri,
ma la qualità del prodotto che vogliamo commercializzare. Passiamo ai lattici. Il latte da dove proviene? Il latte proviene dalla Val Baganza. E sono 10 piccole stalle che conferiscono il latte qua in questo stabilimento, dove noi lo rilavoriamo e otteniamo il parmigiano reggiano, il famoso 3084, perché pensiamo di essere abbastanza famosi perché la qualità che riusciamo a ottenere è riconosciuta dal consumatore poi finale. Poi il consumatore riconosce il codice e sa da dove proviene la forma. La produzione dei latticini è 12 mesi all'anno, giusto? Produciamo per 12 mesi all'anno, 365 giorni. Noi dalla mattina alle 5, alla sera alle 9, 9 e mezza siamo impegnati completamente sul luogo di lavoro per fare tutto quello che facciamo. Non potrebbe essere diversamente, perché forse non tutti sanno che questo lavoro l'hanno inventato i frati benedettini nell'abbazia di Chiaravalle. Nemmeno i frati riuscivano a continuare a fare questo lavoro, dal tanto era impegnativo. Però comunque la passione ci dà la forza di riuscire a farlo comunque tutti i giorni. E poi la soddisfazione del risultato finale. Oltre a parmigiano abbiamo altri latticini, quali sono? Noi produciamo una buonissima ricotta e poi il nostro burro. In questo stabilimento si produce questo: parmigiano, ricotta e burro. Per il resto sono prodotti che commerciamo, che cerchiamo in giro per l'Italia e per il mondo per riuscire ad avere quelle cose che diano la convinzione che si possa venire fino a Ravarano a fare una buona spesa o prendersi una coccola per poter mangiare bene.